Ciao Federica, Ciao. ci vuoi raccontare qualcosa della tua esperienza e come sei arrivata all'Atlas? Con cosa, con che tipo di diagnosi e cosa è successo? Sì, allora io sono venuta perché mia mamma veniva già qua e a me hanno diagnosticato un adenoma ipofisario e in realtà all'inizio vedevo mia mamma molto più serena, ma già dopo pochissimo tempo che veniva qua. E quindi io in realtà non ho passato lo scetticismo iniziale perché ho visto immediatamente i risultati in lei. Subito era più serena, più la vedevo diversa rispetto a come era prima. Era sì agitata per me, però non così, non come prima, non in negativo. E quindi ho iniziato a venire poi anch'io subito dopo Natale. E adesso che è passato in realtà neanche troppo tempo, vedo che tante cose sono cambiate. Ho imparato a conoscermi, cioè io vedo che capisco quando ho bisogno di rilassarmi, di staccare. Prima soffrivo di migrana, in realtà ho sempre sofferto di migrana fin da piccola, ho fatto visite su visite, preso farmaci, ma tanto le migrane ce l'avevo. Dopo l'operazione che ho avuto 2 anni fa, in realtà sembrava passato, poi quando me l'hanno diagnosticato di nuovo quest'anno, avevo avuto di nuovo mal di testa. E dopo 3-4 forse sedute, sparito il mal di testa proprio, cioè, si vive diversamente, senza mal di testa. Poi sono molto più, anche solo nella vita quotidiana, io vado all'università, sono molto più flessibile, sono sempre stata un soldatino, cioè ho bisogno di programmare all'ora, al minuto, quando, come dare gli esami. Quando vedere le persone, invece adesso se qualcosa si scombina la prendo molto diversamente, vuol dire vabbè, vediamo quel che c'è invece che quel che non c'è. E questo anche nei rapporti con gli altri, sia nelle mie confidenze, nella mia famiglia, che nel mio ragazzo, nei miei amici, anziché vedere quello che secondo la mia idea è mancato o quello che non c'è. Dico, mi soffermo più su quel che c'è, dico bene, guarda cosa sta facendo per me, guarda che bello. E questo a lungo andare mi ha emozionato, nel senso che non sono mai stata troppo negativa come persona, però comunque è più comodo vedere il brutto, quel che manca, lamentarsi. E da quando vengo qua mi sveglio proprio e ho voglia, cioè voglia di, poi io dico voglia di vivere, però è bello perché ho bisogno di mettere il 100% gioia proprio in quel che faccio, che sia studiare, che sia fare sport, allenarmi, è come se ci mettessi un'energia diversa nel fare le cose. Bellissimo. E la concentrazione, mi dicevi, per lo studio? Ah sì, quella è migliorata. Prima facevo fatica a studiare, più che altro perché dopo che mi hanno di nuovo diagnosticato l'adenoma non riuscivo a concentrarmi, tanto dicevo ne vale la pena. Invece adesso è un treno, vado molto meglio, rimango concentrata per più tempo e poi anche la qualità è diversa, nel senso che se prima magari dovevo stare 4 ore sui libri per studiare un tot di cose, adesso 2 con una qualità diversa faccio. E consiglieresti questo lavoro ad altri? Sì, ma a tutti, cioè indipendentemente dalla malattia o non malattia che a me ha aiutato proprio ad accettarla, a prenderla diversamente, a non disperarmi, ma a trarne qualcosa. Anche non necessariamente a chi ha qualcosa, a chi ha una malattia, ma anche solo per vivere diversamente. Cioè io vedo proprio che anche solo un'uscita con gli amici in questo periodo. Però dà regala qualcosa, condivisione, e mi dà un sentimento diverso addosso, una cosa che prima non avevo. Bello. E quindi sei pronta adesso a imparare una nuova cosa, l'integrazione somato-respiratoria, per avere un altro strumento. Bene, Grazie. grazie molte.